Difficile domare a 19 anni 560 cavalli di potenza. Arduo quasi quanto per gli avversari fermare le sue sgroppate quando accelera palla al piede. Keita Balde Diao, il diamante grezzo che sogna di diventare gioiello. Un talento assoluto il suo, più prezioso della Lamborghini Gallardo che ha stampato sulle strutture di Ponte Flaminio. Autodistrutta, patente ritirata e 500 euro di multa. Questo è il prezzo salato dell'incidente che l'ha visto protagonista nella notte tra domenica e lunedì, ma da cui, grazie al cielo, è uscito completamente illeso. Solo tanto spavento e la consapevolezza di aver offerto uno spunto gratuito per alimentare dibattito e polemica sulla sua ancora acerba carriera. Il rischio è che diventi il nuovo Zara, ammoniscono le novelle Cassandre che temono il bis del numero 10 argentino. Dopo il primo anno in cui fece innamorare alla follia i tifosi biancocelesti, Maurito non riuscì più a ripetersi, vuoi per incomprensioni con i vari allenatori, vuoi per i propri limiti caratteriali, in un'escalation di strappi con la società che lo hanno portato fino al braccio di ferro legale presso la FIFA. I più pessimisti temono ora che Keita possa rimanere impigliato nello stesso destino. Dopo aver trascinato la primavera di Bollini alla conquista dello scudetto, l'ex canterano del Barcellona ha trafitto i cuori dei laziali anche in prima squadra. Nella fallimentare stagione vissuta dalla Lazio lo scorso anno, il crack di Arbusias è stato uno squarcio di luce tra le nubi. 35 presenze tra campionato e coppe, 6 gol e 9 assist al debutto tra i grandi. Numeri da predestinato. Nella nuova Lazio di Pioli sarà titolare inamovibile, erano pronti a giurare in molti tra le mura della capitale. Il resto del racconto è storia recente. Appena 3 presenze in campionato, di cui solamente 2 contro Milan e Cesena dal primo minuto. Keita non scende in campo ormai da un mese, da quell'infausto Lazio-Udinese del 25 settembre. Una lesione al soleo lo terrà fermo ai box per almeno altre 2 settimane, durante le quali avrà modo di ragionare serenamente, di fare piazza pulita delle ombre che bramano di aggirarsi, invidiose, sul suo futuro da fuori classe. La multa comminata dal club gli servirà per capire che le bravate non possono passare impunite. La ramanzina di Lotito e Tare gli sarà utile per rendersi conto di quanto la società punti su di lui. Keita sa di aver avuto in dono dalla vita un talento senza confini. Ora scalpita per riversarlo di nuovo in campo, il vero e unico posto dove può sprigionare, senza limiti, tutta la sua potenza.